riguarda Roma, riguarda tutte le industrie manifatturiere e tutte le industrie energivore. Cioè, se il costo è il 30%, perché questo è il dato europeo, superiore a quello degli altri paesi europei simili a noi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona a livello nazionale e che non è recuperabile solo con un meccanismo di sconto fiscale, di incentivo, di aiuto che poi subisce tutti i meccanismi delle infrazioni europee. Questo triangolo nella provincia di Terni, ThyssenKrupp, ma anche l'azienda che abbiamo visitato successivamente, la Tarkett, e altre realtà che invece subiscono di più la crisi economica come la SGL Carbon e quindi l'incontro con i lavoratori, stanno a significare che per queste industrie l'Europa è molto importante, è decisiva per quanto attiene elementi come quelli connessi all'energia e a costi dell'energia che rendono l'Italia meno competitiva di altri paesi europei, che sono legate ai diritti dei lavoratori rispetto ad un'impresa di caratteristiche multinazionali quali sono queste aziende. Qui siamo un po' nel cuore di un'industria che sta dentro lo sviluppo locale ma che fino in fondo è industria di dimensioni globali e mondiali. Ci serve anche fiducia e sostegno al Partito Democratico e anche a Sassoli e Marino.